male, nel senso che fumata nera, un'altra fumata nera. Sorprendentemente Imola ha di nuovo votato contro, siamo agli sgoccioli, non manca molto l'esercizio provvisorio. Bisogna darsi una mossa, speriamo presto. Ciao. Purtroppo abbiamo presentato una lista, 6 comuni del Conami hanno presentato una lista per il CDA che ha trovato un'ampia condivisione, purtroppo non quella del comune di Imola, e di questo siamo molto dispiaciuti perché è mesi che si protrae uno stallo, che è uno stallo che è grave e può avere anche delle conseguenze. La lista era una lista che cercava di tener conto delle rappresentatività territoriali, proponeva la Sara Cirone, che è una persona estranea alle dinamiche politiche, non etichettabile da alcuna parte, una donna dal profilo piuttosto rilevante, e per questo secondo me è un'occasione persa. Io mi auguro che ora qualcuno, che non siano 6 piccoli comuni, si prenda finalmente la responsabilità di dare una guida a questo ente senza fare lottizzazioni di tipo politico piuttosto rilevanti, perché oggi a mio modo di vedere abbiamo perso un'occasione. Noi, per quanto riguarda Dozza, abbiamo dato il nostro contributo, ma evidentemente non è stato sufficiente. Adesso, ma è già da mesi, Imola in primis ha la responsabilità di fare una proposta nell'interesse del territorio, e se questa volontà c'è noi siamo pronti a considerarla. È stata bocciata la cinquina che abbiamo proposto come 6 sindaci. Secondo me è stata persa un'occasione veramente importante, perché credo che in qualità, in uno scontro che c'è al momento, io credo che Conami sia fondamentale come elemento, come consorzio per tutti i 23 comuni. Detiene le reti dei nostri comuni, le nostre proprietà, penso che su Imola abbia anche altro oltre che le reti, e credo che la proposta tenevi in equilibrio i territori, tenevi in equilibrio le varie sensibilità politiche che ci sono, ed una presidenza innovativa, giovane, capace e molto preparata, che avrebbe dato, secondo me, un nuovo slancio a quello che poteva essere il consorzio. Io, seppur sindaco di un piccolo comune come quello di Brisighella, continuerò a lavorare per trovare la soluzione, per mettere in fila il tutto. Credo che la diatriba 3 a Imola, 2 all'opposizione o il contrario non porterà sui frutti. Credo che ci vogliano persone competenti e preparate in grado di dare risposte innovative ai nostri territori. Fumata nera anche stasera in Conami. E il comune di Imola ha proposto la sostituzione di 4 componenti del CDA, in quanto ancora uno è in carica, che è il dottor Cassani, e i sindaci non hanno, quasi tutti i sindaci insomma non hanno votato, gli altri 22, a questa proposta di sostituzione, che vedeva comunque anche la rappresentatività dei comuni, dei 22 comuni, e anche quella di Imola, con profili di veramente altissimo livello e di competenza. Quindi ci ritroveremo a breve per di nuovo trovare una quadra sul CDA, che è assolutamente urgente dare risposta, perché qui si parla dei servizi ai cittadini.